Oh oh, la battaglia si sta scatenando. Chi vincerà? Amanda the Adventurer lo scoprirà. Prendi questo. Aghiwaghi è un campione. Dobbiamo andare, Dentone. Non c'è nessuno che guarda. Devo salvare il giocattolo. Ma dov'è? Wow, non me l'aspettavo. Woolly nella vita reale. Perché sta piangendo? Ho solo bisogno di una vita. Che fortuna, divertiamoci insieme. Bene, ora siamo amici per sempre. Oh, che altro c'è? Sono così carini. Allora è deciso. Ciao. Io e mio marito vorremmo adottarvi. Abbiamo anche portato i documenti. A proposito, siamo molto ricchi. Incontra la famiglia milionaria. È già qualcosa. Fantastico. Firmate qui. Che le nostre ricche avventure abbiano inizio. Ecco qua il mio scarabocchio. Oh, io uso lo zoccolo. Allora avete fatto. Vogliamo fare un giro della casa? Sali, Amanda. E io? Gli animali non sono ammessi in macchina. Ma non è giusto. Le regole sono regole. Spero di vedervi presto. Oh, basta consultare una mappa. Ok, vediamo. Beh, sarà una corsa lunga. Volevo anch'io fare un viaggetto confortevole. Ehi, arrivo! Ciao, sono qui! Woolly se n'è andato! Eccoci, allora com'è? Non dovremmo aspettarlo, non preoccuparti. Ci troverà! Ho preparato un segnale apposito. Woolly non si smarrirà. Oh, fantastico, andiamo, ti faccio vedere la casa. Ti piace il lusso? E questa è la tua nuova stanza, voglio esplorarla. Oh, dimentica questa robaccia, abbiamo un regalo per te. Sorprese già il primo giorno. Una lente di ingrandimento di Sherlock Holmes. È bellissima, grazie, ma aspettate, e Woolly? Lo sapevo, l'oro non la distrarrà. È solo un po' in ritardo. Spero sia sano e salvo. Oh, ce l'ho fatta. Ho corso più in fretta che potevo. Amanda, sono qui! Cappotti fatti con animali innocenti. Non posso credere ai miei occhi. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Oh, guardiamo meglio. Che schifo, è terribile. Questi riccioli sembrano proprio i miei. Buh. Questi milionari indossano la lana dei miei fratelli. Facciamo finta che io non ne sappia nulla. Devo dirlo ad Amanda. Hanno pensato a tutto. Sì, i ricconi hanno una grande casa. Sono preoccupato per la mia pelliccia, ma non ho scelta. Quante cose interessanti. Lasciarle incustodite è un crimine. Chi vive qui sopra? Oh, adoro i fiori. Ma il loro odore è sgradevole, incredibile, e non ho ancora controllato. Hanno buon gusto nell'arredamento. E questa cos'è? Una sega d'oro? Ho un'idea. Non vedo l'ora di provarla. Oh, non mi arrenderò. Mamma, papà, deliziose le cornie per la nostra cucciola. Benvenuta in famiglia. Yuhuu! Sono così felice. Dovrò usare l'ingresso per i cani. Sarà meglio che mi metta a dieta. Oh, mi sono incastrato. L'amico di Amanda ha un problema. Ma non preoccuparti, Woolly, sei già a metà strada. Sono nei guai. Qualcuno cacci via quella bestiaccia. Deliziosi. Non sapevo che sapessi cucinare così bene, mamma. Dirò allo chef che le è piaciuto. Ops, oggi sono un po' maldestra. L'ho presa. Ehi, amici, adoro i dolci e penso che la torta di mele sia il dessert più buono del mondo. Scrivete nei commenti qual è il vostro dolce preferito, così lo proverò, ma... Vi sono mancata? Ne mangerò un altro pezzo. Woolly? Cenate senza di me? Oh, santi dollari! Ma che gli è successo? Oh, si è staccata! Lascia che ti aiutiamo. Non ti agitare, Woolly. La strada verso casa non è stata facile. Amanda, qui non è sicuro. Dobbiamo scappare. Calmati, tesoro. Dovresti mangiare qualcosa. La torta di mele ti consolerà. Il cibo è un'esca? No! Rilassati e mettiti comodo, figliolo, ok? Che schifo! Cos'è questa roba disgustosa? Interessante. Questa festa è uno sballo, ehi! Ci sei? Sono a rovinare il divertimento. Accidenti! Ora renderemo i nostri ricchi eredi belli e ordinati. Oh no, che procedura spaventosa! Oh, questa stanza non ha neanche le finestre. Me ne vado! Non così in fretta. La pulizia prima di tutto. Non preoccuparti, il mio shampoo non brucerà gli occhi.
Sarai come nuovo e profumerai di fresco. Mi hanno messo all'angolo. La fine perfetta di una giornata intensa. Oh, puro relax. Oh, che sono questi trucchi? Guardate cosa ho portato. Vi divertirete un sacco. Una piccola spia gialla. Ok, non destiamo sospetti. Perché ho accettato questa adozione? Oh, ti piace il tuo nuovo letto, Amanda? La signora Turner è una criminale assetata di sangue. Cosa? Non capisco, parla più forte. La mamma è cattiva. Taglia e cuce le pecore. Non dire stupidaggini, è ora di dormire. Oh, così morbido. Perché sono così sfortunato? Ehi, dov'è il mio letto? Sento che ci sarà di nuovo qualche fregatura. Potrei dormire accanto ad Amanda? Non credo proprio. Amanda non può dormire con questi, soprattutto con gli animali. Scusa, tesoro, vieni qui. Vuoi mostrare a Woolly il suo posto? Certo, vattene. Sì, ma io pensavo che tutti meritassero rispetto. Guarda, Woolly ha il permesso ora, giusto? Il tuo appartamento di lusso. Un momento, ecco l'inaugurazione. Figo, cos'altro potrei desiderare? Buonanotte, Woolly. Ok, sento già un po' di freddo. Oh, è occupato. Sono molto dispiaciuto, signor cane. Controlla le tue zampe, mostriciattolo. Le pecore vogliono la libertà. Bene, me ne vado, brutto cattivone. Oh, Amanda, svegliati. Ti prego, siamo nei guai. Solo 5 minuti. Oh, insieme non sarà così spaventoso. Mi merito un po' di riposo. Chi vuole conoscere i miei pugni? Pecorella da karate, buongiorno Woolly. Ascoltami, questa famiglia è pazza, te lo dimostrerò. Stanno producendo dei cappotti di pelle di pecora. Vieni, te lo farò vedere, ti porterò delle prove. E tu, vieni con me, mi ero quasi dimenticata dei miei acquisti. Ora vi porterò a casa. Boh, controlliamo che nessuno ci guardi. Mettiamoci al lavoro. Le prove sono qui dentro. Oh, è chiuso a chiave, ma conosco un metodo, l'ho visto in TV. Dai, lì funzionava. Vediamo il segreto. Qui non c'è niente. Vuoi per caso spiegarmi? Le buste erano lì. Forse le hanno nascoste. Ehi, non sto mentendo. Allora dimmi com'era il cappotto. Era soffice come quello di una pecora ben curata. E c'erano anche dei piccoli riccioli e un po' di fodera. Orribile, wow, così è troppo, continua. E il colore era proprio come il mio. Oh, ho finito. Somiglia all'originale? Non posso credere abbiano fatto una cosa simile. Sembra esattamente lo stesso, ho paura. Oh, la nostra bambina è sveglia. Io mi nascondo, tu distraili. Devo solo stare fermo. Cara, abbiamo una sorpresa per te. Ciao! Abbiamo deciso di tirarti su il morale. Oh, che faccia tosta! Woolly ha ragione! Sono fortunata di avere dei genitori così. Oh, che stai disegnando? Niente di speciale, scarabocchi. Devi essere molto curiosa. Oh, fa caldo in questa stanza, cara. Che succede? Oh, ora sono un complice. Hai bisogno di aiuto, Amanda? Ho un pulsante segreto. Oh, wow, un set da chirurgo giocattolo. Ammiriamo l'arte di mia figlia. Vuoi questo cappotto? Nessun problema. Oh, siamo stati scoperti. Guarda, amore, è proprio come la tua. Oh, avrei dovuto dirtelo. No, grazie, non la voglio. Va bene, ma dov'è Woolly? Infatti. Signori, ho potato i vostri cespugli. Volete guardare il risultato? Abbiamo qualcos'altro da fare. Torniamo subito. Dopo di te, cara. Comportatevi bene. Visto? Te l'avevo detto! Forse possiamo ancora fare qualcosa? Proviamo! Ecco gli strumenti! Scarichiamo! Non funziona, ma il dottor Woolly non si arrende! Farò un altro tentativo! Oh no, abbiamo perso il nostro paziente! Hai fatto tutto il possibile! Dobbiamo onorare la sua memoria! Andiamo, Woolly! Rallenta, Amanda! Almeno così non soffrirà più, povera pecorella sconosciuta! Sii coraggioso, Woolly! È nel paradiso delle pecorelle! Sarai sempre nel mio cuore, fratello! Ti verremo a trovare sempre, te lo prometto! È arrivato il momento di fare giustizia! Andiamo, Woolly! Ben fatto! Sembra proprio il cespuglio di un milionario! Ti consiglierò ai miei amici ricchi!
Ecco, prendi questo. Oh, grazie mille. Per oggi sei libero. Il giorno libero è ufficialmente iniziato, amo i soldi. Oh, che giardino enorme! Dobbiamo pensare agli indizi. I criminali non hanno neanche coperto le loro tracce. Oh, l'arma del delitto! Io e te vendicheremo questa umiliazione. Wow, sì, Bully, lo faremo e come! E porteremo queste prove con noi. E ora non perdiamo tempo. Andiamo da questa parte. Spero che qualcuno ti riporti indietro, Bully. L'indagine è in corso. Oh, un manifesto di pecore scomparse, tutto torna. I milionari malvagi sono arrivati anche a lei. E gli hanno anche tagliato il pelo. Quindi quel povero animale sta congelando da qualche parte. Indossalo, mia regina del Bitcoin. Adoro quando gli innocenti soffrono. Ah, i ricchi sono davvero senza cuore. Ma Amanda di Adventurer si occuperà di questo. Presto, andiamo! Devo correre ancora? E dove l'ho lasciato? No, e se fosse caduto sotto il letto? Niente! Il mio cappotto non può essere scomparso! Che peccato! Mi stava bene con qualsiasi vestito! Non preoccuparti, amore, ci penso io! Vorrei una consegna a Troom Street, per favore! È in fretta! Oh, ottimo servizio! Molto economico! Problema risolto! Rosie, vieni qui! Guarda cosa ho preso, esattamente lo stesso ma nuovo! Sei il miglior marito del mondo! Ah ah, colti in flagrante! Io e Wooly lo sappiamo che state facendo cappotti con la lana delle povere pecore! È così divertente, ragazzi! Questo viene dal negozio di pellicce sintetiche! Davvero? Wooly! Ops! Non avrei dovuto darti retta! Avete un'immaginazione sfrenata, bambini! Non ci annoieremo mai con voi! E questo è il tuo letto personale, Bully! Sì, non dormirò più fuori! Ora sono un vero membro della famiglia! Mancano solo un paio di punti e ho fatto! Che stai cucendo, Amanda? Un mini tè! Ma perché? Qualcuno ha davvero bisogno di un amico! È vero! Avevo dimenticato il disegno! La sua padrona sarà così triste! Essere gentili è così bello! Giocare con le bambole non è divertente! Non è lei! Ehi, Bully! Abbiamo qualcosa per te! Grazie! Ciao, Barbie! C'è Charmander, prendilo! Oh! Da quando Barbie può volare? È come se fosse sopravvissuta all'apocalisse dello slime! Sapete cos'è successo a questa bambola? Scrivetelo nei commenti! Dobbiamo ripulirla! Elimineremo lo sporco con il dentifricio. Questo aiuterà di sicuro. Dovremo fare un bel po' di lavoro. Lascia fare a me. Ho preso appositamente uno spazzolino più duro. Gli farò una bella pulizia del viso. Non rimarrà nemmeno un granello. Bene, vogliamo vedere i risultati? Non hai cancellato solo la macchia, ma tutto il viso. Ops, ho esagerato. Per fortuna posso riavvolgere il tempo di qualche minuto e sistemare la situazione. Sì, probabilmente hai ragione. Lo farò con più delicatezza per non danneggiarla, d'accordo? Ora è tutta un'altra cosa. La sua pelle è davvero lucida. Ma i suoi capelli sono ancora viscidi. L'unica cosa che possiamo fare è rasarla. Cos'è questo ronzio? Oh, le mie bellissime ciocche! Non posso! Fa male solo a guardarla! È l'unico modo per eliminare lo slime completamente! È rimasta un'ultima ciocca! E ora scegliamo la nuova acconciatura e miglioriamo la sua immagine! Allora, da dove iniziamo? Che ne dici di un copricapo? Quel cappello sembra carino! Continuiamo a cercare. Oh, questo è di gran classe, ma non è il suo stile. Barbie ha bisogno di qualcosa di diverso. Interessante, ma non va bene. Oh, questo lo adoro. Anch'io ho deciso. Queste orecchie da Pikachu sono carine. La nostra Barbie è unica, ma i suoi vestiti non si abbinano ai capelli. Dobbiamo aggiornare il look della bambola. Basta con la noiosa camicetta e i jeans. Sono fuori moda da troppo tempo. Esatto, le troveremo un vestito 100 volte migliore. Sbarazziamoci di questi vecchi stracci. Ho appena trovato un cestino per le bambole. Noi, in quanto suoi personal stylist, la renderemo irresistibile. Oppure sei stanca e preferisci fare una pausa pranzo, che vuoi mangiare?
Oh, sembra delizioso! Oh, mi sento male! Oh no, che c'è che non va? Forse ha mangiato un avocado toast che non andava bene, ma che diavolo è? Diamo un'occhiata più da vicino. La nostra bellezza sta per avere un bambino! Questa sì che è una notizia! Sono felice! Anche una bambola ha bisogno di un'ecografia addominale se è incinta e ci sono ospedali per bambole. Per prima cosa applicheremo del gel. Vediamo se Barbie avrà un maschietto o una femminuccia. Ma quello è Pikachu! Pika Pika! Wow, non me l'aspettavo! La biondina è incinta di un Pokémon! Quasi dimenticavo! Devo ripulire il gel! E ci sono anche delle mini salviette per questo! Dopotutto Barbie ha un altro trattamento che la aspetta! Le faremo un bel pancione! Per prima cosa prendiamo la plastilina, la impastiamo e la mettiamo al centro del giocattolo Pikachu! Modelliamo tutto sulla pancia della bambola! E avvolgiamo un pezzo di pellicola per alimenti intorno alla vita in modo che non ci siano grinze! Sul retro fissiamo il tutto per tenerlo in posizione. Ora prendiamo della plastilina bianca, impastiamola e modelliamola sulla pancia. Correggiamo le irregolarità e rimuoviamo i pezzi in modo che la forma sia perfetta. E alla fine manca solo l'ombelico. Prendiamo tempo affinché la plastilina si asciughi. Quando sarà passato, rimuoviamo con cura tutto. Estraiamo Pikachu e mettiamolo all'interno della plastilina bianca. L'importante è non danneggiare la forma. E ora stiamo per realizzare una cintura per la pancia con il velcro, ma come facciamo ad attaccarlo bene? Per questo useremo la colla a caldo. Mi aiuta sempre. Lo applichiamo sul bordo del velcro e all'interno della pancia. È importante incollare il velcro in modo uniforme. La cintura è pronta. Poi realizzeremo un cordone ombelicale per Pikachu. Prendiamo un normale elastico e incolliamo un'estremità alla pancia di plastilina e l'altra al bambino. E ora possiamo attaccare tutto al suo posto. Oh, fantastico, è davvero carino! Non è ancora finita, manca l'ultimo tocco. Dobbiamo dipingere la pancia in modo che sembri una Pokéball. Per farlo, dipingeremo la metà superiore con la vernice rossa. Poi faremo una riga con la vernice nera e aggiungeremo un cerchio bianco alla fine. Voilà, una vera mamma Pokémon! A proposito, ho preparato i vestiti per lei. Ora la giovane mamma sarà la più elegante. Hai fatto un ottimo lavoro, le sta benissimo. Penso che anche a lei piaccia. Oh oh, il bambino è impaziente, è già in travaglio. Respira, Barbie. Qualcuno chiami un'ambulanza? Inspira, espira. È ora di mettersi al lavoro. Aiuteremo Barbie a partorire. Dottoressa Carol, è pronta? Sì, dottoressa Amanda, cominciamo. Sii forte, cara. Andrà tutto bene, ce la farai. Dobbiamo fare un intervento. Riesco a vedere la testa. Sono nato! Aspetta, taglio il cordone ombelicale. Non capisco. Perché questo Pikachu è rosa? Abbiamo fatto qualche errore? Ah, ops, gli occhiali. Ecco qui, un Pokémon giallo. Devo dare subito la notizia a Ken. Facciamo per Barbie uno smartphone per bambole. Per prima cosa, stampiamo delle piccole immagini di entrambi i lati del dispositivo. Ritagliamole con cura. Prendiamo della carta spessa e incolliamoci lo schermo. Poi, usiamo le forbici per eliminare tutto ciò che non serve. Sul retro, applichiamo uno smalto del colore desiderato. Mentre si asciuga, ritagliamo la fotocamera, incolliamola sul retro dello smartphone e decoriamola con un adesivo di Pikachu. Alla fine, per dare un tocco di brillantezza, copriamo tutto con uno smalto trasparente. Lo smartphone di Barbie è pronto! Abbiamo qualcosa per te! Ora potrai chiamare il tuo amato e condividere con lui la splendida notizia! Era ora! C'è un nuovo membro in famiglia ed è Pikachu! Sono così felice di essere padre! Mentre la mamma si riposa, dobbiamo lavare il bambino. Quindi perché non fargli un bagnetto? Tagliamo il fondo di un vecchio barattolo di shampoo. Dove sono le mie salviette? E ora dobbiamo pulire dall'interno per eliminare ogni residuo. Prendiamo la vernice nera e tracciamo una linea spessa intorno al bordo.
Poi, incolliamo un cerchio per far sembrare la nostra mini vasca una Pokéball. Tagliamo il tubo nero in 4 pezzi identici. Da questi ricaveremo le gambe, che incolleremo alla vasca con la colla a caldo. La vasca è pronta per essere utilizzata, non resta che versare dell'acqua calda e mandare il bambino dalle grandi orecchie a fare il bagnetto. Facciamo a Pikachu una vasca idromassaggio. Ah, ovviamente sarà più divertente per lui. Sembra che sia già pulito. Ora lo asciugherò. Vieni con me, tesoro. Ora che sei asciutto, possiamo metterti un pannolino così non ci farai qualche sorpresina puzzolente. Il bambino sembra contento, ma ora è arrivata l'ora di fare un po' di nanna. Ed ecco un comodo passeggino per lui. Sogni d'oro, Pikachu. Barbie, potresti portare il tuo bambino a fare una passeggiata? Oh, sono sicura che si prenderà cura di lui. Fai una bella passeggiata, è una brava mammina. Oh, come ha fatto la casa delle bambole a finire qui? È perfetta per Barbie e per il suo bambino. Solo che deve essere migliorata perché ci sono delle macchie sul muro. Hai ragione. Oh, so come fare. Ho degli adesivi dei Pokémon. È un'idea fantastica, facciamolo! Renderà la stanza più interessante e luminosa. Fantastico! Ma dobbiamo aggiungere qualcosa per il bambino. Per esempio, fammi pensare... Oh! Mi è venuta l'ispirazione, ho un piano! Prendiamo lo scotch ormai finito e incolliamo i bastoncini dei ghiaccioli con la colla a caldo. Dovrai mangiare molto gelato per farlo. Spero che tu abbia preparato pennelli e colori e ora dipingeremo tutto di rosso vivo. L'importante è non lasciare macchie. Spero che tu non abbia messo via la colla a caldo. Quando la vernice sarà asciutta, incolleremo un largo nastro nero sul fondo della costruzione. Ma non è tutto! Puoi aggiungere anche un sottile nastro colorato a tuo piacimento e un altro un po' più in alto incollato ai bastoncini. Questi dettagli colorati decoreranno l'oggetto che abbiamo realizzato appositamente per il piccolo Pokémon. Ta-daan! Il box per bambino è pronto. Puoi metterci Pikachu a giocare. Sarà al sicuro lì. Oh no, sta piangendo. C'è qualcosa che non va. Oh, forse ha fame. Ecco il tuo biberon. Credo che abbia funzionato. Nel frattempo possiamo fare una culla. Ho preparato tutto, quindi facciamolo. Questa volta avremo bisogno di rulli e tanta vernice. Rivestiremo una ciotola di bianco all'esterno e all'interno, dipingendo tutto per bene. E faremo lo stesso con la seconda ciotola, usando la vernice rossa. Sono sicura che avremo il più comodo dei lettini fatti in casa. Come è venuta carina! Ma manca ancora il cuscino. Risolveremo questo problema in fretta. Tagliamo un pezzo rettangolare di carta in feltro. Pieghiamolo a metà e applichiamo la colla sui bordi interni in orizzontale e in verticale. Controlla che sia tutto incollato bene. Otterremo una tasca, all'interno della quale metteremo il cotone. Il passo finale sarà incollare il tutto e premere delicatamente i bordi. Voilà! Con un cuscino così morbido, Pikachu dormirà sonni tranquilli. Soprattutto se aggiungerai una calda copertina. Il letto per Pokémon è pronto. Sogni d'oro, piccolino! Oh, è una Pokéball! Mi chiedo cosa ci sia dentro. E questo da dove viene? Una pallina inutile. Oh, sarò derisa dagli altri giocatori. Santo cielo, un terremoto! Corriamo per salvarci la vita! Oh oh, sembra che la ragazza stia per avere una sorpresa molto sconvolgente. Mi sento un po' male. Pika! Pika, pika, pika! Pika! Oh! Pikachu è venuto a trovarmi? Pika, pika, pika! Pika? Stai cercando una famiglia? Papà non lo permetterà! Pika, pika! Pika! È commovente! Ok, puoi restare. Diventeremo grandi amiche. Pika! La mia acconciatura è andata! Pika! Pika, pika! Oh, finalmente è finita! Pika è yummy! Am yam 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 yam! Pika! Oh, questo pasticcio mi metterà nei guai! Sento dei passi!
Iniziamo subito a pulire. Ma che devo farci con così tanti gingilli? Papà sarà assolutamente furioso. Pica, pica, boom, voilà! Pica! Fai la tua magia! Wow, il Pokémon sa molte cose sulla pulizia della casa! Pica! Pica, pica, pica! Ottimo lavoro, Pikachu! Pica, pica, pica! Wow! Lo proteggerò come la pupilla dei miei occhi! Ops! Perché l'elettricità fa capricci? Ah, forse è un guasto! Ciu! Santa Xbox, salute! Hai portato di nuovo un animale qui! Ciu! Io? Assolutamente no! Per caso hai dimenticato che c'è una lista con gli animali vietati? Ciu! Ho capito, capo! Ci vediamo! Per poco non veniva messo KO dalle sue allergie! Ehi tu, inutile come un idiota, ma inventerò qualcosa! Wow, Pikachu sta organizzando un concerto! Pikachu, Pikachu! Strano, una festa nella Pokéball! Ciu ciu ciu! Pika! Che musica carina! Pika pika pika! Pika pika! Pika tang tang! Pika pika! Sta dando i numeri! Wow, grazie, carino! Continuiamo a sconfiggere i nemici! Andiamo! Dobbiamo parlare dei tuoi voti! Dopo, prima il gioco! Che sfacciata! Rimarrò qui fino alla fine della tua partita! Un riposino non fa mai male! È passata un'ora intera! Stai ancora distruggendo i tuoi occhi al computer! Ora imparerai un po' di autorità! Mia figlia vuole dei metodi estremi e li avrà! Ehi, stupida ferraglia! Rianimati! Non ho ancora giocato con le mie nuove skin! Pensa alla tua F piuttosto! Non è giusto! Le star degli X-Sport non dovrebbero fare i compiti! Ho appena raggiunto il livello 80! Pika pika! Papà è un tiranno e ha spento tutto! Pika pika! Pika! Pika bam! Pikachu! Oh, vedo la mia principessa guerriera! Sei un genio, Pikachu! Pika pika! Guarda questo trucco! Fisica, l'ho preso! Pika pika! Pika clump clump clump! Pikachu! No, l'università non è un posto per i Pokémon, mia cara! Resta a casa e proteggi la connessione internet! Pika! Entra nel tuo piccolo appartamento! Tornerò tra qualche ora! E non fare la cattiva senza di me! Conosco i tuoi trucchi! Gli evidenziatori ci sono! Prendiamo l'astuccio! Ma dov'è? Bene, ho preso tutte le mie cose! Andiamo ad imparare qualcosa! È ora di impressionare i miei compagni con il mio look mega elegante! Prendi questo, Neil! Sto vincendo! Carte Pokémon! Guardate chi ho portato con me! Facciamo le fusa! E ecco un paio di accessori per il mio Meowth! Tremate di paura, debolucci! Ehi, gente! Anch'io ho il mio Pokémon! Ma come hai fatto a permettertelo? Ah, Maggie, sei una bugiarda! Sto dicendo la verità! Non diventerò mai popolare! Diamo una lezione a questa sognatrice! Non puoi nasconderti! A quanto pare un gatto ninja mi dà la caccia! Pika pika! Oh! Ehi! Pikachu! Mi occuperò di te in fretta! Questo è un vestito per te! Pika! Appena uscita dalla culla piccolina! Ah, devo farti le fusa con la favola della buonanotte! Così ci incontriamo di nuovo, mia vecchia rivale! Forza, andate in classe, pigroni! Tra un secondo, signore! Avanti, combattiamo! Dobbiamo allenarci! Non possiamo soccombere! Avanti, giù! E uno, e due, dimostra la potenza dei tuoi bicipiti! Pika, pika! Misuriamo la tensione! Pikachu! Non è sufficiente, prova a fare di più! Pika pika! L'arte dei duelli! Oh, ben fatto, amica! Il tuo quinto set! L'importante è essere in forma! Pikachu, Pikachu! Pika pika! Pikachu! Dovremmo allenare la tua mente con qualche gioco intelligente, tocca a te!
risveglia la tua aggressività felina interiore. Sì, molto aggraziato. Intimidatorio, eh? Adoro le tende! Oh, ti ho quasi preso! Scegliamo un bersaglio! Sei in un vicolo cieco! Ti prenderà l'Ucciolina? No! Oh, togli quel sorrisetto dalla tua faccia! Vai, Meo! Non puoi nasconderti da me, amante dei fulmini! La nostra spacciataggine neutralizzata! Mettiamo quei perdenti al loro posto! Arr. Pica, pica, om! Oh. Pica, pica, pica! Pica! Pica, pica, pica! Cucinerò qualcosa di buono per cena! Oh, qualcuno ha bisogno di me! Ciao, Roger! Hai allagato i vicini per la decima volta! Pica, 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 pica! Pica, pica, pica! Pica, wow! Pica, yummy! Pica, pica, pica! Pica, pica! Ah! Ciu-ciu, Pikachu, pica pica! Pica, yum, yum, yum! Pica! Om, yum, yum, yum! Chi l'avrebbe mai detto che il Pokémon ama la marmellata? Ma che succede se questo goloso viene rimproverato? Pica pica, pica pica pica! Oh, pica! Pica pica! Pica pica pica! Quante volte ti ho detto che non devi buttare i cavoli nel water? Sì, nemmeno quelli di Bruxelles! Non capisco, ma dove sono finiti i prodotti? Strano! Beh, ti smaschererò, brutto ladro! E giù, e giù! Meg ha questo strano design, forse è un portagioie, ma non si apre! E giù! Amiam, miam, 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 miam! Pica, pica! Come si fa a essere tranquilli con questo? È una cosa impenetrabile! Il maestro Frankie non si arrende. Ma di che diavolo è fatto? Va bene, il mio strumento di fiducia arriverà al nocciolo della questione. Vediamo che c'è qui dentro. Incredibile, non si apre in nessun modo. Pica, pica, brrr, pica, 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 ciu, pica, ciu.